in queste prove di trial per i campionati italiani. Vediamo il pilota Alberto Nenali che si presta a venire su. Marino Ricco sta osservando il suo pilota. Saluti. Vediamo, è partito. È partito, viene su. Oddio, attenzione, ce la fa, ce la fa. Bravissimo, ce la fa. È qua, è qua, è qua. Guardate l'espressione di cattiveria che ha questo ragazzo. Questo ragazzo. Incredibile, bellissima, l'ha salita, un'impennata lì in fondo, signori. Ci vorrebbe il replay adesso, ma noi siamo una TV talmente scarsa che il replay non sa neanche che cos'è. Ma sappiamo che questo ragazzo ha del talento come trialer. Un bravissimo ragazzo in cui il trial non gli fa neanche, gli fa una pippa al trial a lui. Bravissimo, signori, bravissimo. Guardate che espressione, che visiva. Guardate come accelera, sicuro di sé, il meccanico naturalmente gli è vicino, signori. Ci permette un'intervista? Ok. Che dica? Allora, signor Alberto Leonelli, vediamo in queste... No, devi tenere il casco, un trialista si tiene il casco, sì. Bene, io non sono un trialista. Vediamo allora, signori... Mi sei impennato, si è messo seduto. È venuto su... No, adesso allora, che hai fatto questo... Vediamo i grandi discorsi che si fanno tra di loro. Adesso guardi. È in diretta TV in questo momento. L'hai fatto col Fanti, con questo con una cagata, Signor Alberto Leonelli, dimmi. Lei l'anno scorso ha vinto il campionato italiano di trial e in questo momento si stava allenando. Cosa ne può dire della nuova moto modificata che ha ricevuto quest'anno? Guardi, le dirò, dopo che ci ha messo le mani Giulio è diventata una cosa ingovernabile. Cioè, ci ha messo, era un 250, l'ha fatto diventare un 600 a... Quanti cavalli c'aveva? Un 100... Pidata, il triacena, 3 o 4 cavalli. L'ha fatto diventare con 150 cavalli. Beh, buono. E sì, il problema è che si è dimenticato di rinforzarsi il telaio. Cioè, abbiamo dovuto provvedere noi con delle placche di 2-3 dita di titanio. Insomma, è ingovernabile perché ha fatto tutti dei casini così. E, insomma, ci mancava, voleva anche metterci le lucette sotto lì nel cilindro, ma gli abbiamo detto no, dai, un trial, deve andare. Cioè, non c'è tempo per le lucette. No, dai, le lucette. Insomma, alla fine lì c'è un interruttore segreto, lo si pigia, salta fuori il circo, babum, cominciano a... Quest'anno ci saranno anche molti campioni come McEwen, McCarthy, Gorren, Garrell. Cosa ne puoi dirle di loro? Ma posso dire che i primi due, che non mi ricordo già come si chiamano, li ho uccisi l'altra sera. È stata una cosa molto divertente. Immagino. E, un altro si è rotto una gamba mentre faceva un salto modificato da me. E un'altra ancora casualmente si è ritrovata la sua moto inutilizzabile. Accidenti alle volte, la sfiga come può essere? Soprattutto se la sfiga sulla il cilindro a un giorno dalla gara. Io non ho detto niente, queste cose rimangono tra me e lei. No, è il mondo TV, quindi l'ha sentito tutti. No, Sport Italia la telecamera. E andate a cagare. Grazie. Bene. Beh, grazie per l'intervista, è stato un vero piacere averla conosciuta, intervistata. Non si un grande campione così che ritornerà a vincere anche quest'anno, speriamo. Auguri per il campionato, arrivederci. Grazie.